A seguire l'agnello. Grazie Presidente, io farò un intervento molto celere. Questi emendamenti traggono seguito da atti di indirizzo, insomma, votati in aula giusto prima di Natale, che riguardano i centri di formazione professionale, quindi per assicurarne quelli che sono i servizi essenziali, quindi le pulizie, le sanificazioni, ma anche i soldi necessari per assicurare che il personale che poi dovrà portare avanti dei docenti le scuole di formazione professionale nei prossimi anni potranno insomma essere individuati tramite queste risorse e i corsi di conseguenza attivati come è avvenuto per ogni anno. Quindi si va nell'indirizzo di ricoprire dei servizi essenziali per i centri di formazione professionale. Grazie Presidente.